con il presidente della sezione comunale Avis di Berceto, Alberto Camisani Calzolari. Facciamo un po' il punto di come sta andando questa festa estiva della sezione. La festa quei due giorni dell'Avis, il 7-8 agosto, sta andando molto bene. Ieri abbiamo fatto le crepe e basta dire solo che abbiamo finito tutto l'impasto, quindi è stato un gran successo, che sicuramente si ripeterà anche l'anno prossimo. Oggi a mezzogiorno abbiamo fatto la polenta, finita anche la polenta, quindi un successone. Adesso stiamo aspettando di vendere la torta fritta e sicuramente, come tutti gli altri anni, finiremo anche l'impasto della torta fritta. La popolazione partecipa molto attivamente. Ecco, questo è un modo anche per raccogliere fondi per l'associazione attualmente. Eh sì, perché purtroppo, come in tutte le cose, per rinnovare un po' la sede, fare spese, ci vogliono i soldi. Di conseguenza l'unico nostro fonte di guadagno è le feste e i flaconi di sangue. Ecco, lei che ha assistito, ha servito al tavolo, eccetera, ha potuto constatare un certo afflusso turistico in questi giorni a Berceto, in questi due giorni di festa vostra a Berceto? Sì, come ripeto, la gente è stata molti turisti, diciamo, molti villeggianti, con famiglie proprio con bambini, questi mangiavano la crepe, proprio un turismo. C'è a Berceto. Ecco, per quanto riguarda l'estate, c'è sempre una necessità in più per quanto riguarda la raccolta di sangue. Credo che Berceto abbia dato nell'ultima donazione il suo contributo alla necessità provinciale. Sì, l'ultima donazione sono state 20 donazioni in più rispetto all'anno scorso del mese di luglio, quindi un grande risultato. E poi, come sono anche nei nostri gadget, c'è scritto d'estate di donare il sangue perché c'è molto bisogno. Ecco, quindi tra questi nuovi donatori ci può fare un identikit del nuovo donatore? Il nuovo donatore, diciamo che l'età media è sui 20 anni, perché 18enni rispondono o non rispondono, poi col tempo si sparge la voce, si convincono e vengono a donare. È una media per ogni donazione di 7, 8 nuovi donatori, ogni seduta. Quindi l'appello che voi fate e rivolgete ai giovani dà buoni risultati alla fine? Sì, dà buoni risultati. Poi, come ripeto, è vero, c'è da puntare sui giovani, ma anche sui, diciamo, trentenni, quarantenni, perché fino a 70 anni, se tutto va bene, anzi no scusa, 68, se va bene tutte le analisi si può donare, quindi diciamo che non c'è quasi età per venire a donare. Ecco, un'ultima domanda: quanti sono i donatori effettivi della sezione comunale Avis di Berceto? Adesso siamo intorno ai 185 all'incirca, dopo i calcoli esatti non li abbiamo ancora fatti, li facciamo come ogni anno a fine anno i conti.